Benvenuti a Race Week, il nuovo podcast di Formula Passion che vi accompagnerà verso ogni weekend di Formula 1 con analisi, opinioni, aneddoti e tante curiosità. Eccoci qua amici di Formula Passion, benvenuti a una nuova puntata di Race Week. Io come sempre sono Simone Peluso e oggi insieme a me c'è un volto storico di Formula Passion, Gianluca Calvaresi. Ciao Gianluca. Ciao Simone, grazie per lo storico che non hai detto vecchio, va già bene così. No, meglio storico. Meglio, sono vintage, potremmo dire. Ok, quindi prima di proiettarci verso Barcellona volevo fare un piccolo passo indietro con te Gianluca e chiederti un'opinione al volo sul Gran Premio di Miami, insomma questo è un evento grandissimo organizzato dalla Formula 1 e da Liberty Media che ha insomma fatto discutere non poco. Io vado un po' contro tendenza forse, però a me non è che sia piaciuta tantissimo la gara, cioè ho visto molto fumo ma un po' meno sostanza. Sarà forse che a me i Gran Premi cittadini non fanno impazzire, e le vetture mi piace vederle al massimo delle loro prestazioni, nei curboni, e invece soprattutto quest'anno nelle chicane, come si dice, Mickey Mouse, Polino, le macchine qui sono goffe perché lavorano con l'effetto suolo che a 60 all'ora non c'è, infatti non mi ha fatto impazzire, ecco, come se proprio dovessero andare a correre negli Stati Uniti ed è giustissimo che lo facciano, c'erano tante piste, laguna seca, ma anche Vettel ha detto in settimana che avrebbe preferito correre a Road America, quindi ecco, mi sarebbe piaciuto vederle lì. Tu cosa ne pensi? Bah, devo dirti che io sono sempre stato un po' affascinato, no? dalle piste nuove, anche dai cittadini. Questo in realtà era un cittadino, sì, ma molto strano. C'erano dei tratti molto veloci, tratti molto lenti, come hai detto tu, quindi era difficile trovare il giusto compromesso sia per i piloti che per gli ingegneri per estrarre la massima performance dalla macchina a livello di setup e a livello velocistico. Poi lo spettacolo devo dire che non è mancato, anzi, ma dal mio punto di vista secondo me lo vivremo un po' su tutte le piste, infatti abbiamo una grande lotta davanti, un dualismo tra Ferrari e Red Bull, in particolare tra Leclerc e Verstappen che stanno animando il campionato, ma anche dietro a centrogruppo c'è un equilibrio pazzesco, no? Tra tutte le forze, non c'è una vera terza forza che è spiccata rispetto alle altre, anche la Williams che sembrava essere un po' la Cenerentola del gruppo è andata due volte a punti con Albon, l'ultima proprio a Miami. Poi andremo anche verso Baku, che è anche simile con il cittadino, insomma, vediamo se cambia un po' lo spettacolo. Torniamo però adesso a parlare del presente, lo facciamo ovviamente concentrandoci sul Gran Premio di Spagna che il 22 maggio si correrà sulla pista di Barcellona, una pista molto molto impegnativa che è considerata da tutti un vero e proprio banco di prova soprattutto per l'aerodinamica. Proprio qui infatti praticamente tutti i team hanno già annunciato di introdurre dei pacchetti aerodinamici significativi per le rispettive monoposto, lo ha fatto in primis la Ferrari che nelle ultime due gare si è trovato dall'essere preda a diventare cacciatrice della Red Bull. Proprio Verstappen infatti dominando sia a Imola che a Miami ha recuperato tantissimi punti in classifica su Leclerc. Nelle dichiarazioni post Miami Binotto aveva dichiarato che la Ferrari si trovava a dover colmare adesso un gap di 0,2 secondi sulla prestazione rispetto alla Red Bull. C'è stato poi un dibattito a distanza, lo abbiamo visto sui media, con il team principal della Red Bull, Christian Horner, che si è detto un po' scettico di questa convinzione della Ferrari. Per questo ti voglio chiedere Gianluca se da quello percepito in pista, dalle tue sensazioni, è effettivamente vero che la Ferrari si trova adesso a inseguire, oppure se è stato effettivamente Verstappen che è riuscito a tirar fuori quel potenziale della macchina e quindi a portarla prestazionalmente davanti alla F175. Credo che i 0,2 secondi che diceva Binotto siano un po' una semplificazione giornalistica, cioè un messaggio per far capire a chi ascolta che il gap è piccolo. Io credo che la Red Bull sia superiore alla domenica, come pacchetto, ma non è a sabato. Infatti comunque Leclerc di Paul ne ha fatte. Non penso che sia Verstappen che ci mette di più, sicuramente Verstappen va più di Perez, ma non lo scopriamo oggi, così come Leclerc sta andando più di Sainz. Quindi se invece prendiamo i massimi piloti delle due squadre, quindi Leclerc e Verstappen, quindi da qui questi 0,2 secondi che diceva Binotto. È
Rimaniamo ancora su questo tema tecnico, Gianluca, e sulla rivalità tecnologica che c'è tra Ferrari e Red Bull, perché abbiamo raggiunto Carlo Platella, che è il technical author di Formula Passion, che ci ha spiegato, secondo lui, quali sono i punti focali su cui gli ingegneri del cavallino si sono dovuti concentrare per questo pacchetto evolutivo, che verrà appunto provato per la prima volta a Barcellona. Ferrari in questo momento non è particolarmente indietro a Red Bull in quanto a prestazione assoluta, e nella riprova il fatto che sia sempre stata molto competitiva in qualifica, mentre è piuttosto andata più in difficoltà in gara nella gestione gomme, specialmente con le mescole più morbide e in particolare all'avantreno. Tant'è che Ferrari ha spesso dovuto adottare configurazioni aerodinamiche più cariche rispetto a Red Bull per proteggere le gomme, e questo ha anche rallentato la velocità sul dritto rispetto alla RB18. Quindi per Barcellona ci si può aspettare un aggiornamento mirato a migliorare l'efficienza aerodinamica tramite un affinamento delle pance, ma ancor di più tramite un nuovo fondo che possa aiutare a tenere maggiormente sotto controllo il porpoising. In questo modo si potrebbe generare più carico dal sottoscocca, ridurre l'incidenza delle ali e guadagnare di velocità sul dritto, ma soprattutto migliorare la gestione gomme. L'altro tema che adesso andremo ad affrontare riguarda sempre la rivalità tra Ferrari e Red Bull, ma si sposta su un piano per così dire più politico. Parliamo infatti di budget cap, ovvero del tetto alle spese che ciascuna squadra deve rispettare nel corso della stagione. La discussione ha comunque a che fare con gli aggiornamenti che verranno portati a Barcellona, perché la Ferrari, tramite Binotto, ha fatto sapere di stare molto attenta alle spese della Red Bull, che a differenza del cavallino ha scelto di portare piccoli aggiornamenti gara dopo gara e che hanno aiutato a ritrovare una velocità maggiore rispetto a quella della Ferrari. Non è mancata ovviamente la risposta piccante di Helmut Marko, il gran consigliere della Red Bull, che ha appunto tirato una frecciatina a Maranello dicendo: guardate, le vostre spese non sono poi così lontane dalle nostre, perché dovete tener conto degli incidenti di Carlos Sainz che hanno tirato fuori un bel po' di spese extra. Ti chiedo quindi, Gianluca, se ci puoi adesso dare una mano un po' a capire meglio come funziona il budget cap, che cos'è, quali spese rientrano all'interno di questo tetto e quali invece sono un po' escluse, insomma, di tracciarci un quadro più generale possibile. Dunque, il budget cap è definito da un regolamento aggiuntivo. Sappiamo che la Formula 1 aveva due regolamenti, il regolamento tecnico e il regolamento sportivo. Nel 2021 ha introdotto anche il regolamento finanziario, che è un tomo di 53 pagine che fissa alcuni limiti. Innanzitutto di spesa, il famoso budget cap, che quest'anno è di 140 milioni di dollari e l'anno prossimo varrà 135 milioni di dollari. Il limite di queste spese fatto da varie voci, ma ci sono una serie infinita di esclusioni, dagli stipendi dei piloti agli stipendi dei primi tre manager, diciamo, della squadra, ai costi del marketing. Quindi la lista delle esclusioni, come dicevo, è davvero lunga, incluso anche casi straordinari, che non è Sainz che sbatte la macchina, ma magari liquidazioni per i dipendenti e così via. Quindi alla fine dell'anno finanziario i team devono presentare a un organo di verifica che si chiama Cost Cap Administration tutti i conti, come se dovessero presentare 730 che noi italiani facciamo in questo periodo, e devono dimostrare quanto hanno speso. La cosa curiosa è che non solo non possono superare i 140 milioni di dollari, c'è un limite superiore, c'è uno scostamento, diciamo, del 5%, ma non possono neanche spendere meno. Per cui se spendono tipo il 90%, allora in questo caso qui potrebbe esserci una sanzione anche in questo caso. E le sanzioni sono delle multe, delle reprimende, dei punti tolti in classifica, delle sospensioni, quindi molto complessa come cosa. Non so se tutti i nostri ascoltatori lo sanno, ma sicuramente tu lo sai benissimo, Gianluca, che il nostro direttore Mauro Coppini è stato sempre molto critico nei confronti del budget cap, tant'è che lo chiama spesso in maniera molto ironica, quasi sarcastica, business cap. Lo abbiamo raggiunto e abbiamo chiesto a lui quali sono i motivi di questa critica a questa misura finanziaria adottata dalla federazione e dalla Formula 1. Parliamo un po' di regolamenti. Regolamenti fondamentalmente per quello che riguarda il mitico business cap. Ci credete ancora voi? Eppure mi direte, ma è un regolamento talmente preciso, talmente ordinato,
perfetto, articolato, non lascia niente da parte. Però vedete, anche se vi sembra paradossale, quando i regolamenti diventano così complessi, non sono altro che un faro acceso sulla, non dico incompetenza, ma sulla difficoltà del regolamento di riuscire a contenere un sistema così complesso. E Dio sa se la Formula 1 non è complessa. Bene, se voi lo leggete tutto quanto, e Binotto ad esempio lo fa quasi tutte le mattine probabilmente per riuscire a capire come mai la Red Bull va così forte, vi accorgerete che quando le sbarre della gabbia si stringono così tante, vuol dire che si ha tanta paura dello sparviero che contiene e che probabilmente non riesce a contenere. Vedete che chiunque sia stato in una grande azienda, è capitato anche a me, sa benissimo che tutte queste cose rimangono semplicemente sul tavolo, qualunque siano gli ostacoli che vengono frapposti a innovazione, a avanzamenti tecnologici. Per le grandi aziende sono tutte superabili, perché le grandi aziende hanno strutture che sono sparse in tutto il mondo e quindi sono perfettamente in grado di operare quando e come e come vogliono. Piuttosto, casomai, questa situazione ci mostra come, tutto sommato, queste regolamentazioni insegnano un'altra cosa, che le nuove tecnologie non sempre sono sufficienti per poter governare sistemi complessi. Come mai queste macchine appena arrivate hanno scoperto il porpoising? Come mai? L'effetto suolo c'è da 30 anni. E allora? E allora vuol dire che evidentemente ce n'è persino troppa di tecnologia al di là del business cap, e forse arriveremo di nuovo a un altro paradosso, che il business cap potrebbe insegnare ai progettisti della Formula 1 a semplificarsi da soli, non tanto per spendere meno, ma per andare più veloci. Torniamo a parlare di pista, lo facciamo con Mick Schumacher, un pilota che è stato a lungo atteso in Formula 1 per via del suo cognome molto importante, non è certo un segreto questo, e che dopo una prima stagione di rodaggio relativamente tranquilla, con una vettura non all'altezza delle altre e un compagno di squadra abbastanza soft da affrontare, ha trovato qualche difficoltà in più quest'anno. Ha avuto un inizio di stagione tribolato, diversi gli errori e soprattutto la pressione di avere una vettura adesso più importante, più performante, in grado di andare a punti, e soprattutto un compagno di squadra come Kevin Magnussen, più deciso, più esperto, più veloce sicuramente di Nikita Mazepin, lo hanno messo in una condizione diversa. Molti tra l'altro non hanno mai apprezzato fino in fondo le doti di Magnussen, eppure era stato un pilota, non so quello che pensi tu Gianluca, ma è stato comunque un pilota in grado di ottenere risultati importanti. Non dimentichiamo per esempio il podio all'esordio, il terzo posto poi divenuto secondo per la squalifica di Ricciardo nella sua prima gara in Australia nel 2014 con McLaren. A me Magnussen piace perché è un pilota, diciamo, roccioso, vecchio stile. Ricordiamoci lo scambio di opinioni con Hülkenberg, è storico, che non possiamo ripetere per motivi di decenza, ma ve lo potete andare a vedere su YouTube. Io ho parlato con dei tecnici di Haas che ovviamente hanno lavorato con Magnussen e mi hanno detto che come pilota è velocissimo e solidissimo, è mancato un po' in passato come diciamo decisione nell'imporre le sue scelte tecniche rispetto a Grosjean era molto più decisionista, diciamo, che Magnussen fuori dalla macchina pare fosse un po' più timido. Tornando quindi a Schumacher, la domanda che un po' si fanno tutti è se effettivamente bisogna dargli più tempo per sopportare, per imparare a reggere questa pressione nuova di una macchina veloce, di un pilota importante al suo fianco, oppure se effettivamente gli errori fatti vedere in questa stagione dopo la prima di rodaggio siano effettivamente i suoi veri limiti. E su questo tema abbiamo ascoltato il parere di Alberto Antonini. È sempre difficile, a volte ingeneroso, giudicare i cosiddetti figli d'arte. Mi è capitato con Damon Hill, che a dispetto di un carattere non facile e di una fiducia non sempre corrisposta da parte del team Williams, è riuscito ad arrivare con la sua caparbietà al titolo mondiale. E mi è capitato con Jacques Villeneuve, che sicuramente aveva più talento di Damon,
ma anche lui al suo inizio, addirittura a Fiorano, era stato giudicato come un pilota non adeguato, un cancello, un cacciavite nel gergo di allora. Ora, nel caso di Mick Schumacher, il giudizio è particolarmente ingeneroso e non mi renderà molto popolare, ma io sono convinto che Mick, da un lato, abbia tutto il diritto di stare in Formula 1 come pilota, e dall'altro vada giudicato come quello che è, cioè un pilota, un professionista che a 23 anni comunque ha fatto vedere quello di cui è capace, ma che molto difficilmente, anche crescendo professionalmente, potrà attingere ai livelli che erano tipici di suo padre, perché dei Michael Schumacher ne nascono uno ogni tanto e non è detto che semplicemente per un fatto genetico questa cosa debba tramandarsi. Io penso che Mick sia stato aiutato da un lato da persone che hanno creduto in lui, dall'ex agente stampa di suo padre, Sabine Kame, lo stesso Mattia Binotto, a tanta gente che lo ha allevato e lo ha seguito in carriera come non a tutti i piloti capita. Dall'altro lato, però, ha dovuto pagare il peso non soltanto del nome, ma del dramma familiare con il quale convive da praticamente metà della sua vita. Quindi rispettiamolo e da parte sua mi auguro che si renda conto dei suoi limiti. Non cerchi di strafare perché comunque quest'anno con una Haas che non è l'ultima delle ultime, anche contro un compagno di squadra ostico come Magnussen, secondo me potrà cavarsi qualche soddisfazione. Siamo arrivati in chiusura e prima di lasciarci Gianluca voglio aprire uno spazio ricordi. Qual è il tuo primo pensiero, il tuo primo ricordo se ti dico Gran Premio di Spagna? Guarda, il Gran Premio di Spagna è storico. A me vengono in mente due immagini. La prima è quello del lunghissimo duello sul rettilineo principale tra Mansell e Senna. Mansell che infila Senna l'ultima curva per cercare di superarlo. E i due fanno il rettilineo ruota a ruota, ma anche occhi negli occhi, perché nessuno riesce a superare l'acqua. Alla fine la spunterà Mansell su una pista umida. Ed è stata una scena che ha fatto la copertina di molte trasmissioni televisive dell'epoca, ed è una scena che oggi col DRS non potremmo vedere. E l'altra immagine che mi ricordo, un po' meno nota, è la prima vittoria di Maldonado, che è stata anche l'ultima vittoria della Williams in Formula 1, ma per la serie mai una gioia. Ricordo anche a fine gara, durante l'operazione di travaso della benzina, su Williams prese fuoco, quindi gioia di nuovo. Tu invece che ricordi hai? Allora, al primo posto tra i ricordi del Gran Premio di Spagna ci sono le partenze di Fernando Alonso tra il 2011 e il 2013. Mi ricordo che nel 2011 Alonso sbucò da quarto a primo alla prima curva, superando la McLaren di Hamilton e le due Red Bull davanti di Webber e Vettel, mentre nel 2013 fece una partenza allucinante passando in curva 3 all'esterno due, due fenomeni come Raikkonen e Hamilton, quindi un sorpasso che mi resterà per sempre in mente. Tornando alla rubrica che hai introdotto tu, mai una gioia, mi viene in mente invece il Gran Premio di Spagna del 2001, quando praticamente Häkkinen era davanti all'ultimo giro di una ventina di secondi su Schumacher. Mazzoni già annunciava in telecronaca la vittoria del finlandese e ruppe il motore della sua McLaren Mercedes, restando a terra, e poi ovviamente trionfo Schumacher. Ricordo poi che sportivamente comunque trovò la forza di salutare il pubblico spagnolo. Bene, quindi adesso non resta che darvi appuntamento al weekend del 22 maggio per seguire insieme sul nostro sito il Gran Premio di Spagna con tutte le notizie, le analisi, gli approfondimenti. Ricordo anche che da questa puntata potrete seguire questo e tutti gli altri podcast anche su Spotify, cliccando e seguendo la pagina fpradio.it. Noi invece ci rivediamo la prossima settimana per andare insieme verso il Gran Premio di Monaco, ovviamente ascoltando la passione. Ciao!